Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Oh, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda. Andiamo, dai. Pensa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. Oh, trovato. Avanti, dai, concentrati. Sono concentratissimo. Bene, allora, questa qui si chiama Lavandula angustifolia. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarlo così. Beh, sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore e invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro produce il tè? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Ehi, qui ce n'è dell'altra. Aspetta, ferma. Andiamo, l'acqua sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Allora, perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui, soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco? Oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto.
Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento solo per fare incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale. Ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe. Fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto. Promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti. Ne ho una. Bravissimo. Questa? Sì, continua così. L'ultima. Bene, portali qui. Oh. Per te. Wow, a Farewell sopravvive ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi! Oh. Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok, mi darai certo. Ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra. Carburante. Mi serviva proprio. Piena. Scusa, non sono informissima. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa, prima che... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio, muoverei di tutto. Affanculo alla lavanda. Portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farai una giù. Ah, oh, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capisci? Non preoccuparti, Boozer. Andremo a nord, te lo giuro su Dio. Non manca molto, ok? Ok, chiudo. Alla grande. Ah!
So già come usarti. Ah!
Sì. Ehi, Boozer. Porca troia! Sai, è buffo. Stavo ripensando a... qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e... mi hai insegnato a preparare un balsamo per le ustioni. Sai, oggi sono uscito. Ok? Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo. Ok. Questo lo lascio qui. Ehi, ehi, dammi un paio di giorni, ok? Poi andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì.